Buonasera a tutti volevo ringraziare te prima di tutto. Anna è una di quelle persone che sono molto più utili di qualsiasi giornalista e di qualsiasi scrittore. Fare politica in questi posti e parlare di certe tematiche è quantomeno singolare, purtroppo. Anna è una di quelle che può fare molto danno alle mafie, perché è una persona che fa parte di un'amministrazione pubblica e quindi, diciamo, può avere accesso anche a degli atti e può davvero mettere in difficoltà le organizzazioni criminali. E davvero, quando l'ho conosciuta e quando mi ha proposto di presentare il libro qui, non poteva esserci appunto offerta migliore da persona migliore, perché sta facendo davvero delle cose notevoli in questo paese, anche se so benissimo che lei probabilmente nella mentalità comune potrebbe essere una di quelle che fa queste cose per danneggiare Garda, perché vedete c'è una mentalità assolutamente pericolosissima, molto pericolosissima, e la cosa più pericolosa è che in perfetta buona fede, ne sono sicuro, tutti coloro che si occupano di fenomeni di infiltrazioni criminali sono visti come coloro che vogliono delegittimare qualcuno. Chi si occupa di infiltrazioni criminali è visto come quello che vuole danneggiare o il turismo o vuole danneggiare l'economia di un paese. Nessuno mai pensa che chi si occupa di queste cose forse lo fa per un atto estremo di amore. Forse rinuncia alla propria tranquillità, alla propria serenità per dedicarsi totalmente ad un bene, in questo caso Garda, nel mio caso una volta la Sicilia, oggi anche altro. Quindi capisco benissimo le situazioni in cui ti vieni a trovare in cui, e che ti coinvolgono, e non è bello sentirsi isolati, questo non è assolutamente bello, soprattutto quando ti occupi di determinate cose. Io poco fa stavo mangiando in un ristorante qui sul Lungolago, e pesce di lago di qualità ottima, e pensavo: perché Garda non può rimanere la città, il paese, la città famosa per il lago, e deve per forza diventare la città del cemento? Io mi chiedevo, anche arrivando qui c'erano un sacco di case in costruzione molto grandi, non piccole. C'è davvero bisogno di tutto questo cemento? Garda è una perla, come una perla peschiera, come una perla ogni paese o città che si affaccia sul lago di Garda. Io mi chiedo perché dobbiamo sempre fare qualcos'altro. Sapete perché me lo chiedo? Perché io vengo da una terra in cui negli anni 80, negli anni 70-80, venne alla ribalta un personaggio, un corleonese, che si chiamava Vito Ciancimino. E lui arrivò a Palermo e disse: Palermo è bella, facciamola più bella. E rase al suolo tutta la Palermo Liberty per costruire dei palazzoni in cemento. Palermo fu irrimediabilmente stuprata da queste pratiche. Io vedo questi posti e dico: ma perché dobbiamo fare i più belli se sono già stupendi? E un'altra cosa che mi fa venire, mi riporta un periodo che vorrei dimenticare, mi riporta alla Sicilia degli anni 80, quando la mafia si stava pian piano impossessando di ogni aspetto della vita di ogni singolo siciliano, e in quegli anni ancora le istituzioni, quando si parlava di questi temi, dicevano: la mafia non esiste. Erano gli anni 80, avete visto cosa è successo nel giro di 20 anni? Abbiamo perso la Sicilia non fa più parte di questa nazione, la Sicilia oggi è governata dalla criminalità organizzata, oggi è stato rinviato a giudizio, con rinvio a giudizio coatto addirittura, cioè il GIP ha detto ai PM che dovevano processarlo per forza perché erano evidenti dei indizi di colpevolezza per il presidente della regione Sicilia, Raffaele Lombardo. Quello precedente, mentre noi stiamo parlando, sta guardando la TV nella sua cella a Rebibbia. Dopo 20 anni io scappo dalla Sicilia,
vado via alla Sicilia per lasciarmi alle spalle quello che era successo nella mia famiglia, ma anche una vita che comunque sarebbe stata sicuramente condizionata da quello che è successo, da quello che sarebbe potuto succedere. Mi trasferisco in una città che, devo dire la verità, in cui io mi, in Verona, in cui io mi trovo veramente benissimo e in cui senza appoggi, senza alcun aiuto mi sono realizzato professionalmente, in cui vivo benissimo. E mi trasferisco qui e io sento gli stessi identici discorsi che sentivo in Sicilia negli anni Ottanta. Ma il problema è che li sento, e lo ripeto, secondo me, da persone che lo fanno in buona fede, però che non vogliono ascoltare. Se io parlo e vi racconto i fatti, per cui vi dimostro che, ma che Cosa Nostra, che l'Ndrangheta, che la Camorra sono arrivati qui, ma da anni. Io non lo faccio per diffamare qualcuno, io lo faccio per salvaguardare i posti che amo. Io oggi sono un cittadino veronese a tutti gli effetti. E se permettete, è anche un interesse egoistico quello di proteggere il posto in cui vivi. Siccome io so quello che è successo in Sicilia per negare l'esistenza della mafia, io non voglio che succeda anche qui, è molto semplice. Io ho una proposta per voi. Per aiutare anche nell'amministrazione e gli amministratori. Io credo che bisogna partire da un presupposto. Bisogna avere il coraggio di dire, siccome si discute spessissimo, insomma, questa è la terra della Lega Nord, si discute spesso sulle tematiche della cittadinanza, della cittadinanza di extracomunitari, perché i sindaci delle province veronesi di Verona non dichiarano una volta e per tutte che in queste terre i mafiosi non possono avere cittadinanza. Qui la mafia è entrata e deve uscire, non può rimanere. Dare cittadinanza ai mafiosi, riconoscerli anche come concittadini, è contro la Costituzione, ma è mai possibile che la Chiesa criticata in maniera feroce per il fatto di coprire a volte i fenomeni di mafia, di non denunciarli, è riuscita a scomunicare i mafiosi e ancora noi, civili, che abbiamo tutti gli strumenti per farlo, non riusciamo a dire che la mafia ci fa schifo in maniera profonda e che non vogliamo i mafiosi nelle nostre città. Noi oggi questo non riusciamo a farlo. Perché per farlo bisognerebbe ammettere che la mafia c'è. Per parlare di dati, perché del mio libro vorrei parlare davvero 10 minuti, tra l'altro, come diceva Anna, ci sono alcune copie del libro, non sono tantissime, ma quelle che siamo riusciti a portare. Nel febbraio scorso, la provincia di Verona, perché questa è il Veneto, è la regione delle occasioni perse. Nel febbraio scorso la provincia di Verona, un mio amico, Diego Zardini del PD, propone una mozione, tra l'altro condivisa con Italia dei Valori, anche l'UDC, propone questa mozione per cui si dice di inserire i grossi lavori, i grossi appalti che ci saranno nel Veronese, circa 20 miliardi di euro, ippodromi, centri commerciali, il Motor City, di inserirlo. Di adottare le stesse procedure della legge obiettivo, per cui fanno i raggi X delle aziende che vengono a investire per evitare qualsiasi rischio di infiltrazione mafiosa. Voi dite, potrebbe mai essere bocciata una cosa del genere? Ovviamente, è stata bocciata. Che segnale è questo per me, mafioso del sud, del centro, del nord? Che segnale è? È un segnale devastante, lo dico io. Perché io so che in quella terra io ho carta bianca e posso andare a investire. Questa cosa di Garda, del Consorzio Primavera, secondo me non è assolutamente da sottovalutare, se ne parla troppo poco. Se ne parla troppo poco. Io non so quanti di voi, io ho avuto la possibilità di leggere l'intero provvedimento che è stato confermato dal TAR, no? Cioè, a Garda
Sicilia è successa una cosa che secondo me ha pochi precedenti al nord. A Gabbia è arrivato in blocco un consorzio di cui molti dicono un consorzio in cui un'azienda ha problemi. No, è un consorzio di aziende e ogni azienda aveva avuto problemi di tipo mafioso. Sono arrivati a Garda, nella vostra città, sono arrivati qui, si sono accomodati, si sono spartiti 1 milione di euro, hanno finito il lavoro e se ne sono andati via. Questo è successo nel 2009, si è stato affidato questo appalto. Nel 2010 la prefettura di Reggio Emilia emette questa ordinanza e ritira il certificato antimafia, non hanno più i requisiti per prendere lavori pubblici. E voi dite, beh, però hanno scoperto nel 2010, nel 2009 il nostro sindaco cosa poteva saperne? Esiste una cosa bellissima che si chiama Google. Voi inserite il nome di una persona qualunque e vi dice tutto quello che esiste sul web. Non è uno strumento di polizia giudiziaria, è di consultazione. Bastava scrivere e cercare notizie su Francesco Todaro, per esempio, o sul fratello, per dire a questi signori che, come erano entrati a Garda, potevano fare un giro sul lungo lago e tornarsene verso Reggio Emilia. Io non so negli ultimi anni quante aziende colluse con la mafia siano riuscite ad aggiudicarsi appalti per 1 milione di euro e siano riuscite a incassarli tutti questi soldi. Io pensavo che dopo una cosa del genere a Garda scoppiasse una rivoluzione, no? Pensavo che un minimo di indignazione per il fatto che la mafia è venuta a costruire a casa vostra ci fosse. E invece ho visto anche i media, se la sono fatta molto scivolare questa cosa. Cioè la prefettura di Reggio Emilia ha ritirato la concessione antimafia perché era sussistente il pericolo di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte, gli indirizzi e l'attività del consorzio Primavera. Come dicevi tu, collegati con la cosca Grande Aracri, che è una delle più pericolose in Calabria. E una di queste aziende del consorzio, che non era solo la Primavera, la Edil Sesso, che con la popolazione non c'entra nulla, Sesso è una località di Reggio Emilia, erano assolutamente hanno avuto rapporti commerciali con imprese vicine ad affiliate organizzazioni mafiose e risultavano già oggetto di informazioni interdittive antimafia. Bastava leggere, informarsi, bastava fare una telefonata in una prefettura. Poi diciamo il top, appunto, io vi leggerò solo questo perché poi diventa molto noioso, che il signor Raffaele Todaro, procuratore del consorzio Primavera, risultava legato da un vincolo familiare con il boss dell'andrangheta Dragone Antonio, ucciso nel 2004 dagli affiliati rivali, ed era coniugato con la figlia di questo boss. Todaro Raffaele era stato più volte oggetto di intercettazioni ambientali relative a colloqui in carcere con il suocero, che esplicitava i suoi disegni criminosi e i suoi obiettivi nel conflitto con la Bosca Grande Aracri, rivelando una fiducia cieca in questo genero, che era della consorzio Primavera. Nei primi anni 80 Todaro, no? Era stato già inquisito per estorsione insieme al suocero, che era mafioso, ed altri familiari. E fu graziato solo ed esclusivamente per insufficienza di prove. In un'intercettazione telefonica era emerso che Todaro aveva contattato un affiliato del clan Dragone per conto del suocero. Questo è stato assolto per non aver commesso il fatto. Risultava presumibile la vicinanza del signor Todaro Raffaele alla cosca vincente Grande Aracri, a fronte dell'adesione al consorzio Primavera di imprenditori riconducibili al detto gruppo criminale. Cioè il consorzio Primavera era la pax di queste cosche. Si sono trovate, si sono abbracciate in questo consorzio e sono venute ad investire laddove non ci sono dei controlli evidentemente così stringenti come quelli che ci sono magari per gli appalti pubblici in altre parti d'Italia. Qualche tempo fa abbiamo raccontato questa storia sul Fatto Quotidiano. Dopo un giorno
E ci ha risposto il presidente della Corte d'Appello di Venezia, che avevamo citato, dicendo che lui aveva detto: ma la mafia è un fenomeno esiguo in Veneto. Dopo un giorno, dopo 12 ore, è arrivata immediatamente una precisazione in cui diceva: no, cioè io ho detto quella frase, però intendevo altro. È stato frainteso. Il secondo, questo è stato frainteso. L'altro. Però insomma ne prendiamo atto ed è una cosa ottima, no? In ultimo volevo parlare delle mie esperienze personali, no? Mi pare di capire che qui c'è il sindaco di Peschiera del Garda, insomma, pensavo che la prima volta ci vedessimo in tribunale, invece ci siamo visti qui, almeno ci conosciamo prima. Io mi sono occupato di Peschiera per le stesse motivazioni che mi spingono ad occuparmi di Garda. Peschiera credo che è una delle città che io visito più spesso. Perché? Perché è bellissima e mi piace così com'è, non come potrebbe essere. Io sono ho preso paura perché è stata la prima volta che mi sono occupato di criminalità organizzata sul lago di Garda. Perché ero appena arrivato alla Sicilia, ero andato via da lì, come vi dicevo, e scopro che qualche giorno dopo, mi pare che era l'ottobre del 2009, arrestano un personaggio di notevole caratura criminale, condannato anche in appello per una serie di reati che tutti assieme chiamano a gran voce l'associazione mafiosa. Non è stata contestata questa associazione mafiosa. La mia interpretazione, sono libero di darla, è che se fosse stato contestato il reato di 416 bis, associazione mafiosa, le inchieste sarebbero passate alla direzione distrettuale antimafia di Venezia e quindi non sarebbero potute proseguire con la procura ordinaria di Verona. Questa magari no, non so, o magari non c'entrava niente con la mafia, solo che alcune parentele strane insomma c'erano, tipo che Cardo era il cognato di Pietro Ricciardi. Io Ricciardi lo conosco molto bene perché è un detenuto del 41 bis. Al 41 bis di solito non mandano i ladri, mandano chi ha avuto qualche problema con la mafia. Arrestano Cardo e un'altra serie di personaggi per evidenti reati legati alla mafia, tipo usura, violenza, tutti quei reati tipici di chi mette su un giro di prestiti ad usura. Qualche mese fa, cosa succede ancora a Peschiera? Che c'è un'operazione antimafia condotta, purtroppo, e lo dico con molto rammarico, condotta sempre da altre procure. È un guaio che qui non ci sia una direzione distrettuale antimafia, ma proprio perché non c'è una direzione distrettuale antimafia che potrebbe aiutare tutti noi, credo che i magistrati della procura ordinaria di Verona debbano fare uno sforzo in più. Io capisco che sono sommersi di casi di immigrazione clandestina, di no, tutti questi reati che hanno creato adesso, però ragazzi, o si rendono conto che qui siamo messi abbastanza male, o è inutile poi prendersela, no, o con la politica o con le altre istituzioni, se la magistratura in primis non si impegna in questo versante. Io più volte ho cercato di dialogare, di intervistare, di trovare un momento di incontro anche col procuratore Schinaia. In questo non è stato mai possibile. Io credo che un procuratore debba. Io ricordo che, ora l'esempio forse è un po' esagerato, però ricordo che un giudice qualunque, Paolo Borsellino, diceva che è compito dei magistrati tanto reprimere quanto parlare con la gente e fare antimafia culturale, quanto spiegare alla gente il lavoro che fa un magistrato, quanto spiegare le operazioni di polizia giudiziaria. Giovanni Falcone inaugurò questo metodo: parlare con la gente e raccontare le inchieste.